durata circa un'ora fa la comunicazione ufficiale, viene dalle fonti del Vaticano, grande commozione nella capitale, tutti i cittadini si stanno riversando in massa a San Pietro. Sì. Dimmi. È veloce che sto guidando. Sì, ho sentito. Cioè, Marco, tutti i cazzi che c'ho mi metto a pensare al Papa. Sto andando in banca. Guarda che non è colpa mia se viviamo in questo paese di merda dove per fare due soldi devi fare come quei porcaccioni politici sozzi che ci stanno. Sì, sono incazzato. Va bene? Ci sentiamo più tardi. La gente chiamerà e dirà la sua e metteranno tutto a tacere, è il classico. I servizi segreti, la massoneria. Sì, per me è la prima persona che muore per questo problema economico. Direttrice, sì, buongiorno. Senta, no, perché c'è un'allarme che suona, non riesco a entrare. Capisco il problema della crisi internazionale che abbiamo, quantomeno un allargamento del filo, non so, di 20.000 euro. Devo pagare le spese di ristrutturazione dei locali, ho i dipendenti, cioè una serie di impegni che io non posso coprire. Le cifre per le quali sconfino sono sempre relative all'interesse che devo dare io alla banca. Ma che ci faccio con 5.000 euro? Scusi, cioè, ma veramente, ma di che cosa stiamo... Ma che l'ho chiesto la carità io? Poi c'è un sacco di fame questi giorni, lo sai? Sì? Indovina perché? Non indovina? Non lo so, sarà il freddo, l'arrivo dell'inverno... Ma te sei sciocco, pensaci meglio. No. Sì. Sei incinta! Bellissimo! Contento? Sì! Sì! Erano tutti sangue dalla bocca. È una tragedia, l'ho visti cadere per strada, non me lo spiego. Che c'è nell'aria, che c'è nell'aria, che cosa stiamo respirando? Che cosa stiamo respirando? Ci hanno massacrato, la verità è questa. Sì, con l'inquinamento, con le scie chimiche, con tutta quella merda che ogni giorno ci viene propinata. Di stare calmi, soprattutto di mantenere un ordine sociale, ecco, questo credo che sia importantissimo, è il nostro dovere in quanto esseri umani. Allora mamma, daci mie dor de voi. Mi-e dor de voi, de amândoi și de tata. Nu trebuia să se întâmple așa. Îmbrățișați-și pe tata. Credeam că dăm viața unui copil. O să-l fac fericit și o să fim fericiți. Nu că-l duc la moarte în pântecele mele. Mama! Mama, m-auzi? Mama! Hei, Cristina. Devi stare tranquilla, Cristina. Devi stare serena. Ci salveremo, ci salveremo. La direttrice di miei coglioni! Ma magari mi potrebbe dare un'indicazione su come evitare il fallimento, oppure, visto che adesso stiamo andando verso la fine, vogliamo lasciare stare tutto così. Signor Torresi, si calmi, siamo tutti nella stessa... No, sei fanatico. Tu gli ultimi 5 anni della tua vita te li segui tutti, mentre a me mi hai lasciato marcire in mezzo a merda. Lei sa perfettamente il motivo. Per questi qua, per questi pezzi di carta qua. Allora, adesso tu, tutte le banche, le multinazionali che ci avete umiliato, assassinato e depredato, la dovete pagare. Adesso te li mangi questi, capito? Adesso questi te li mangi. Michele Arcangelo? Sei soddisfatto? Che te ne pare? Che te ne pare? Provo soltanto compassione per te. Ed il tuo capo non si presenta mai, però ti ha insegnato bene la filastrocca, Michele. Ho deciso di assumere così un po', sai, queste sembianze per somigliare a lui, barba, capelli lunghi. Loro pensano che io sia lui, ma non sono lui. È così, un vezzo, una cosa estetica, per il momento, per festeggiare. Se potessi ti calpesterei ancora sotto il mio calcagno. Ancora con la storia del calcagno, Michele, ma pensi veramente di avermi battuto tu quella volta? Vedi, Michele, io non ho fatto molto. Forse non ho fatto proprio nulla per creare tutto questo. L'umanità ha scelto da sé, scegliendo me. Quello che posso dirti è che, a differenza del tuo capo, io non faccio preferenze. E adesso che è tutto mio e qui scompare tutto, se vuoi unirti, le porte del mio regno sono sempre aperte. Ti aspetto, c'è un posto per te, sei anche un fantastico guerriero. Guardati intorno, il sipario sta calando e il tramonto sull'umanità, eccolo qui che sta giungendo!